Adesso un'altra testimonianza di Rungrote, Rungrote Tankurakit, dov'è? Ecco, che ha, buongiorno, che ha lavorato, viene dalla Thailandia e ha lavorato nei luoghi più difficili, negli slum, in luoghi colpiti dall'HIV, e ha lavorato con la Caritas, continua a lavorare e soprattutto ha affrontato le situazioni più dure e più difficili. E allora forse gli chiediamo di raccontare la sua esperienza. Grazie. Grazie. Grazie molte. E beh, sono veramente molto, molto contento di poter condividere l'esperienza relativa appunto al lavoro che ho fatto nell'LGBT in Asia. E però, prima di farlo vorrei parlare del titolo della mia relazione. Non lasciare mai nessuno indietro. E questo è proprio appunto l'obiettivo che abbiamo soprattutto in Asia e nel Pacifico. Perché vogliamo infatti avere delle politiche inclusive per uno sviluppo umano, per una redenzione globale. Lo sviluppo umano globale, infatti, secondo me, è il percorso verso la redenzione. Bene, quando parliamo dell'Asia dobbiamo tenere presente che parliamo di un'area, di un continente veramente molto ma molto vasto. Bene, la Federazione delle Nazioni Asiatiche nel 1970 ha affermato che l'Asia senza dubbio è ricca per quanto riguarda i gruppi etnici, le culture, i credo, che l'Asia risulta essere la culla di regioni mondiali veramente molto importanti, che è il luogo della diversità sociale, culturale, religiosa, economica e politica. Che l'Asia rappresenta un continente rivolto ai giovani, nonché anche una regione con una crescita economica particolarmente accelerata, veloce, soprattutto poi in questi ultimi decenni. Però al tempo stesso dobbiamo tenere presente che l'Asia si trova a dover affrontare tutta una serie di problematiche, perché l'Asia è anche una regione con un divario molto, ma molto marcato tra i ricchi e i poveri, tra le zone urbane e quelle sviluppate, tra l'agricoltura e l'industria. È anche una regione con tanti conflitti, con un fondamentalismo religioso, è un'area nella quale appunto si trova a dover affrontare questa urgente sfida dell'HIV e dell'AIDS. Infatti la prevalenza dell'HIV è la seconda maggiore al mondo dopo l'Africa. Bene, per quanto riguarda la Chiesa, per quanto riguarda l'HIV e l'AIDS, circa il 40% degli interventi e dei servizi forniti in relazione all'HIV e l'AIDS sono forniti da appunto organizzazioni basate o collegate alla fede. Circa il 27% delle attività vengono svolte da organizzazioni di natura cattolica. Ebbene, queste organizzazioni cattoliche, soprattutto la Caritas a tantissimi livelli, ma anche le congregazioni religiose, quindi hanno un ruolo molto significativo per quanto riguarda proprio appunto la lotta contro l'HIV e l'AIDS in tante nazioni asiatiche, ma anche in tante altre nazioni in tutto il mondo. Forniscono servizi, si occupano di prevenzione, di sostegno, di cure, di mediche e inoltre si trovano ovviamente a mettersi in contatto quotidianamente con la problematica dell'LGBT. Poiché io provengo appunto dalla Thailandia, vorrei in particolare parlare di quello che si fa nella Chiesa Cattolica lì in Thailandia. Abbiamo creato un comitato cattolico per l'HIV e l'AIDS nel 1989 proprio per rispondere a questo problema, questa grande prevalenza di HIV. Il primo caso risaliva al 1984 e quindi le organizzazioni religiose hanno deciso di in qualche modo intervenire di fronte a questo problema dell'HIV e dell'AIDS con cure, con sostegno.
cura pastorale della popolazione, soprattutto per quanto riguardava i lavoratori del sesso, dell'LGBT, ci siamo occupati appunto della cura pastorale di queste persone nella Chiesa Cattolica in Thailandia, questo appunto nel corso dei 15 anni successivi. Bene, vediamo invece che cosa è avvenuto per quanto riguarda l'Asia e le zone del Pacifico. Abbiamo creato dei comitati nazionali contro l'AIDS, comitati creati nel 2010, con delle riunioni annuali volte a dare delle informazioni aggiornate, a occuparsi di capacity building, nonché anche di aumentare la conoscenza in ambito spirituale, perché appunto ci trovavamo ad essere coinvolte con persone colpite dall'HIV e dall'AIDS, che magari avevano anche grossi problemi anche di natura psicologica, con grossi fattori stressanti, e quindi avevano bisogno di un grande aiuto anche dal punto di vista spirituale per riuscire a in qualche modo affrontarli quei problemi. Abbiamo quindi creato anche una rete nazionale in India, in Corea, nelle Filippine, coinvolgendo anche i vescovi di Myanmar, della Papua Nuova Guinea, dell'India, del Bangladesh e così via, che prendevano parte tutti quanti a queste riunioni, per potergli parlare appunto di questo problema dell'HIV e dell'AIDS, ma anche dell'LGBT. Ebbene, a questo punto vorrei parlare di quest'altro elemento, dell'interfede, perché come sappiamo l'Asia appunto è la culla di tutte quante le religioni. E infatti abbiamo veramente tantissime religioni coinvolte, o in qualche modo delle quali si occupano appunto della problematica dell'HIV e dell'AIDS. Abbiamo creato quindi una rete interfede in Thailandia proprio in relazione all'HIV-AIDS, creata nel 2004, che coinvolgeva i musulmani, i cattolici, i protestanti, e poi appunto altre conferenze. Bene, nella prima conferenza, quella preparatoria, che si era svolta prima della riunione internazionale sull'HIV e sull'AIDS, poi abbiamo questa rete, l'INET, questa Interfaith Network, questa rete interfede, che devo dire che ha avuto un ottimo successo, che ha mandato tra l'altro una lettera al primo ministro della Thailandia, nella quale appunto si chiedeva di poter dare un accesso molto più facile, più agevole agli antiretrovirali. E abbiamo tra l'altro coinvolto anche i buddisti, i musulmani, le varie organizzazioni, per poter anch'esse appunto aiutarci nella lotta contro l'HIV AIDS. Bene, per quanto riguarda l'Asia e il Pacifico, abbiamo quindi tenuto queste conferenze con i buddisti, con i musulmani, con i cattolici, con i protestanti, come già ho detto, poi quella conferenza del 2004, poi questa conferenza preparatoria interfede, che tra l'altro ha luogo ogni 2 anni, che coinvolge svariati leader in ambito religioso, che si occupa di capacity building, e che coinvolge tanti altri movimenti che operano nell'ambito della lotta contro l'HIV-AIDS. Abbiamo anche cercato di creare delle reti nel Myanmar, in India, in Corea, nell'Indonesia, in Cambogia, ma anche a Singapore. E ci siamo occupati tra l'altro del capacity building, con anche dei veri e propri workshop per appunto aumentare le conoscenze, le informazioni sull'HIV-AIDS. Nel 2014 abbiamo organizzato proprio un gruppo di lavoro, un workshop, che consentiva appunto un dialogo tra i leader dell'ambito religioso e la popolazione, e anche rappresentanti del mondo LGBT. Quindi questo in nuce è il processo che abbiamo cercato di seguire per poter coinvolgere i leader, per poter anche ascoltare i bisogni della popolazione. Ora,
a partire dal 2004, soprattutto dal 2004, bene, che cosa abbiamo imparato? Ebbene, abbiamo visto che senza dubbio il numero di LGBT, soprattutto i più giovani, aumenta in Asia. Hanno tra l'altro loro stessi creati una rete chiamata APCOM, una rete appunto che creata proprio lì in Asia e nel Pacifico. E poi c'era appunto l'altra problematica, quella della risposta all'HIV, all'AIDS, l'orientamento sessuale, l'orientamento di genere. Questo volto ovviamente allo sviluppo umano globale nei confronti proprio di questa nuova evangelizzazione. Bene, quando lavoriamo con LGBT dobbiamo senza dubbio essere disposti ad ascoltare, ad imparare. E infatti abbiamo proprio seguito questo metodo qui. Lo abbiamo fatto proprio fatto sulla scorta di quello che diceva il Gaudium et Spes, per poter fare appunto un discernimento adeguato anche. Abbiamo anche imparato che il dialogo però è un processo, non lo dobbiamo vedere come una semplice conversazione tra varie persone, no, è qualcosa di più, non è un'attività, ma è viceversa un vero e proprio processo anche di lunga durata, che richiede una, ovviamente, fiducia reciproca, anche una comprensione reciproca tra le parti in dialogo. Abbiamo però anche dovuto affrontare delle sfide che riguardavano la Chiesa, ad esempio, soprattutto per quanto riguardava il principio della sussidiarietà, della solidarietà, della sessualità e della famiglia. Poi la sfida anche relativa al dialogo, un dialogo che deve essere quanto più possibile genuino. Una sfida poi per quanto riguarda la formazione, anche il supporto tecnico delle varie organizzazioni, offerto alle varie organizzazioni LGBT, ma la sfida anche relativa alla creazione di reti, la sfida relativa a gruppi di pressione, di advocacy nei confronti della Chiesa, della politica. Ecco. E poi anche problematiche relative alla nostra stessa rete. A volte abbiamo appunto avuto dei problemi con l'Interfaith Network e con il Catholic Network, cioè ci siamo chiesti appunto se il dialogo dovesse essere individuale oppure se dovesse coinvolgere le varie organizzazioni. Bene, con questo direi di fermarmi qui per quanto riguarda appunto questo resoconto, perché non posso continuare fino a sera, però senza dubbio a questo punto delle foto vi vorrei mostrare. Qui vediamo una donna indiana, abbiamo invitato per parlare, per condividere le sue esperienze. Devo dire che ha una grande esperienza in questo ambito, è cattolica e sta lavorando appunto con tanti insegnanti in India, a Bombay, sta lavorando veramente molto sodo nel suo programma e speravo che potesse venire qui quest'oggi, però purtroppo non ha potuto ricevere il visto. Qui invece vediamo un'altra persona che è qui. Anche lei appunto ha potuto condividere la sua esperienza e devo dire che quello che ci ha potuto dire è stato veramente molto molto interessante. Qui vediamo un omosessuale, un buddista. E questa invece è la visita alla comunità di omosessuali in Cambogia. Comunità gay in Cambogia. Questa è la conferenza di caccia. Qui vediamo alcuni vescovi, perché infatti cerchiamo sempre di coinvolgere anche i vescovi in maniera tale che possano imparare in quel processo insieme a noi. Allora, vedete quello lì in giallo? È un monaco buddista. E poi lì a fianco c'è un missionario tedesco dell'SVD che sta lavorando lì in Thailandia con la comunità gay presente lì. Questa è la conferenza preparatoria nella quale abbiamo lavorato con l'APCOM, con la rete regionale della quale parlavo. Poi queste sono altre immagini, altre foto della conferenza Interfaith. Questa è una
un'altra persona, un omosessuale, un gay. Andiamo. Questo è un vescovo di Singapore. Non so esattamente a quale denominazione cristiana appartenga. Metodisti credo sia, sì sì, è un metodista, devo dire che è un ottimo ministro. Questo è un vescovo di Myanmar, anche lui molto bravo, offre ottimo sostegno. Li vedete tanti appartenenti a regioni diverse, appunto in una zona dell'Asia. Qui vedete c'è un vescovo cattolico, un rappresentante indù, poi dietro c'è un ex tossicodipendente indiano. Quindi questo per quanto riguarda appunto quello che volevo dire, vi ringrazio molto per l'attenzione.